Ok, quindi la scelta adesso è o questo o la montagna. Io direi di fare prima questo. Proprio davanti alla porta. Dunque, Garo. Con una musica iper triste. Vediamo dove ci conduci allora, Garo. Belli i graffiti sul muro. Ecco qua. Dunque, questa è una zona di continuo sali e scendi, mi sa. Sì, mi sa proprio di sì. Sta cambiando la luce, mi sa che tra poco sarà notte. Ecco qua. No, si prosegue solo avanti, sta diventando sempre più buio. Mi sa che è diventata notte. Cos'era? Bella la luna. È un licantropo. Ecco appunto, l'ha fatto lui. No, a questo giro no. Mi hanno visto. Cacchio al muro. Non posso crederci, era un... Che cosa, Kraden? Tu sai cos'era quella cosa? Forse sì. È un licantropo, l'abbiamo visto prima che l'abbiamo menato. Allora cosa aspetti? Diccelo. Credo si trattasse di un licantropo. Un lican... che? Pensate a loro come un popolo nato con poteri straordinari. Quasi come gli adepti, vuoi dire? Già, proprio così. Sara, hai detto bene. Gli adepti prendono le loro capacità dal potere degli elementi. I licantropi invece prendono il loro potere dalle bestie. Ecco perché l'aspetto di animali. Possono incutere timore, ma dobbiamo cercare di comunicare con loro. Licantropi, lupi mannari, un intero villaggio che si nasconde. Sono io, oppure Kraden sembra troppo felice di aver trovato dei licantropi. Cosa, io felice per aver trovato dei licantropi? Starei scherzando. Sono solo interessato a tutti i segreti di queste nuove terre. Ogni studioso sarebbe felice di esplorare un nuovo continente pieno di misteri, eh? Eh già. Quindi i lupi mannari vivono solo in Ossenia? E se è così, come mai Kraden li conosceva? Oh cazzo. Io... Hai ragione, è strano. Cazzo. Va bene, ho mentito. Sono contento che li abbiamo trovati, ecco, va bene ora? E sapete una cosa? Voglio anche osservarli più da vicino. Quindi muoviamoci, andiamo a incontrare i lupi mannari. Cazzo. Vabbè, facciamolo. Sono un bambino, voglio vederli. Dunque, di qua si arriva dalla roccia. Come facciamo a salire? No, niente. Per il momento probabilmente non si sale da qui. O si arriva da questo lato, oppure non lo so. Buongiorno. Dite di aver visto un lupo mannaro? Non siete ridicoli, cose del genere sono favole. Certo. E voi siete tutti incappucciati perché sì. Mi dispiace che siete venuti qui in una notte di luna piena. Ripassate durante il giorno per poter osservare la nostra mercanzia. Oh, un dungeon, eh? Lo immaginavo che collegava tutte le case. Questo vuol dire che almeno una deve essere tipo nascosta. Qui infatti c'è il negozio. Buongiorno. Qui invece saliamo ed entriamo dove? Qua sopra, ok. Forse allora... Per raggiungere quel forziere c'è uno di questi buchi ti porta lì. Proviamo a vedere se magari scendendo esatto verso il basso arriviamo da qualche parte. Ma guarda un po', ti serve rivelazione. Oh, ma guarda un po'. Cosa? Estranei, qui? Io me ne scappo. Oh, ma guarda, serve rivelazione. Ok, ok, ok. Questo vuol dire che, come immaginavo, torniamo ancora indietro. Dobbiamo prima andare alla roccia e poi venire qui. Quindi, direzione, grande grosso sasso in mezzo al nulla. Però fammi vedere, scusami. C'è solo questo? Non c'è nient'altro in tutta questa zona? Cioè, è grossa così solo per avere mezza montagna al centro? Vabbè... La roccia dell'aria. Il problema è che noi per attivare la roccia dell'aria dobbiamo avere lei. Dunque, per riattivare il vento dobbiamo togliere tutta la psicoenergia a Sara.
Ma se invece facciamo un cambio fra loro due? È solo che se lei gli diamo quelli di terra... Ah no, beh, è vero, lei rimane domatrice adesso. Ecco qua, ci perdiamo un pochino in attacco, in punti vita, ma per il resto non è un problema. Turbine! Ora ovviamente dobbiamo fare il giro per lungo e arrivare dall'altro lato, ovvero di qua. Qui è chiuso, qui è chiuso, quindi dobbiamo fare ancora il giro ancora più lungo. Ah, evviva i coboldi. Allora, fa vedere se di qua c'è qualcosa. Sì, perfetto. Come ci arriviamo qui? Dobbiamo fare il giro sempre per lungo. Ok, è tutto ipercollegato. Dunque, strano però, vero? Dai, questo come può non essere? Ma dai, quello come può non essere un Mimic, dai. Una cacchio di cesta messa in mezzo al nulla. Ti concedo che magari c'ha dentro... Felix livello 15. C'ha dentro, non lo so, un antidoto, un'erba, una stronzata. Dai, una cesta messa qui in mezzo al nulla. Più improbabile di così, veramente. Taglio. Tu, frustalo. E tu, turboraggialo. Turboraggio. 55. 13 non è neanche tanto. 79 e 52. Ok, si può fare però. Intanto attacchiamolo fisico, che siamo comunque messi bene su quel punto di vista. Che ti pareva? Ok, Jenna sale di livello. Sara? No, peccato. Una medaglia abbiamo trovato. Yes, il nostro primo Lucky Coin. Dobbiamo riuscire a trovarne un po' di più di quelli. Non mi ricordo bene cosa si trova in questo gioco nella fontana. Però se riusciamo a sfruttarla fin da subito, tanto meglio. Allora, qui si scende ancora. Qui non si prosegue. Dobbiamo arrivare dall'altro lato. Proviamo da questa parte, vediamo se è giusto, perfetto. Ok, saliamo anche di sopra a vedere che cos'altro c'è. Qua prosegue per un bel pezzo, mi sa. Allora, qui si sale, lì c'è una cesta, però c'è anche della sabbia ancora, tra l'altro, aggiungo io. E abbiamo trovato il nostro primissimo ghoul, che è morto con due colpi. Ok, quindi... bisogna prima togliere il mucchietto di sabbia, scalare il pezzo di montagna e probabilmente scendere dall'altro lato. Vediamo, però aspetta, se salgo adesso mi resetta. No, beh, in teoria se dobbiamo scendere non penso, però meglio evitare. Dunque, dobbiamo ancora riuscire ad arrivare da questo lato noi, Se ci fosse modo di allungare lo zoom della mappa in questo momento sarebbe perfetto. Ma più che altro il problema è che se adesso lasciamo questa zona, poi tutti i mucchietti di sabbia si resettano e di conseguenza dovremmo rifarli poi tutti. La cosa non mi va. Dunque, per togliere quel mucchietto di sabbia noi dobbiamo arrivare dal basso. Eccoci qua, perfetto. E il primo è andato. Vediamo se anche il secondo lo leviamo così. Perfetto. Ok, ora dobbiamo fare il giro da quell'altro lato. Dio mio. Quanti giri. Povero Satoshi da giri. Ok, Sara sale di livello, bravissima. Eccoci finalmente dall'altro lato. Oh, è così. Tolto anche l'ultimo mucchietto di sabbia, in teoria. Penso di aver ripulito tutto. Vediamo, quindi. Dopo di questo. Tac. Cos'altro si nasconde qui? Wow! Tutta sta strada per una bomba di fumo. Che non posso neanche rivendere a Milano Centrale. Vabbè, ho visto gente fare cose peggiori per una bomba di fumo. Dovrei smetterla con questa battuta. Il problema è che è vera questa battuta, quindi... poi tanta battuta non è. Ora, siamo arrivati a questo cristallo grosso grosso. Vediamo. La madonna. Che turbine. Però il problema è che io ho paura che se adesso noi risaliamo sta cosa mi si resetta tutto. Vabbè, nella speranza che non si resetti tutta la cosa di sabbia, io provo a salire. Speriamo.
D'accordo, quindi questo è uno shortcut qui. Ah, giusto, si butta di sotto. No, non era uno shortcut, dannazione. Cioè, è uno shortcut ma dalla parte sbagliata, si scende da lì, non si sale. D'accordo, saliamo quindi su sta parete rocciosa e vediamo dove finiamo. Eccoci qua, allora. Sto mini tornado? Beh. Mi ricorda molto le statue di Mario e Luigi Superstar Saga. Fa vedere, aspetta, proviamo a rimanere qui. No, non mi ha colpito. Quelle che sputavano aria anche loro. Allora, buongiorno di nuovo. Quante zone che dovremo rivedere quando avremo anche Pierce, mamma mia. Comunque sì, è molto probabile che sti cosini di vento mi portano con sé. Guarda, Mario e Luigi, uguale. Allora, questo dobbiamo spostarlo di sotto. E questo, vai giù. E questo qui è uno shortcut. Questo è un altro shortcut. È lo shortcut. Di qua si sale ancora e di qua si scende. Andiamo a vedere che cosa c'è in quest'altro forziere. Wow, una porta tempesta. Che credo che, visto che anche Jenna poteva usare la spada pirata, potrà usarla anche lei, vero? No, strano ma vero, no? 164, beh dai, non male. D'accordo, visto che la spada del pirata è diventata più debole della mazza, la spada del pirata la venderemo. Si prosegue allora. Bella la spada. Dunque, di qua si sale ancora. Di lì si sale ancora, quindi proverei un attimo da questo lato prima. Vediamo dove finiamo. Mi sa, no, stavo per dire, mi sa che finiamo dove c'è la pozza d'acqua da congelare, però mi sa di no. Invece sai che mi sa di sì. Allora, possiamo salire di qua oppure provare a scendere un attimo di qua. Vediamo dove finiamo. Eccoci qui. Di qui arriviamo alla pozza d'acqua, ok. Di qui invece si sale ancora e si tira giù quello, ok. Che si arriva poi probabilmente all'ultima zona. Calmi, aspetta, perché non mi va di andarci subito. Prima vado dall'altro lato. Prima di andare giusti, andiamo da questo lato, vediamo dove finiamo. Qui si sale ancora, ok. Quindi o è una via di ritorno. Esatto. Dobbiamo riuscire a spostare quello di là e poi tornare indietro per prendere il forziere. Ci facciamo portare via dal vento. Eccoci qua. Risaliamo di sopra ed infine ci facciamo portare via sull'ultima scalinata. Eccoci qua. 3, 2, 1. Ecco fatto. E ti pareva che non incontravamo qualcuno alla fine. A quanto siamo di soldi? 4800 monete, ok. Dunque, fammi vedere, io posso tipo saltare. No, eh? Come dobbiamo fare ad arrivare qui? Quindi, o probabilmente c'è uno scivolo che ti porta qua sotto. Ok, qua è una zona dove devi fare attenzione, perché se ti becchi la cannonata d'aria cadi di sotto. Devi... ehi! Farla a tempo. D'accordo, aspettiamo che spara un'altra volta. E via. Ok, ah, vuoi vedere... aspetta, credo di aver capito. No, invece non ho capito una sega. Ok, per un attimo ho pensato, sali qua e quando cade scendi di sotto. Ecco fatto. Beh, purtroppo ti tocca rifare. No, in realtà sai che no. E vai. E vai, bomba di sonno. Che bello. Il premio migliore che mi aspettassi di trovare. Potremmo dover arrivare qui per salire di sopra, ma non è detto. Quindi facciamoci piano per piano. Ah sì, dobbiamo salire là sopra. Dobbiamo farci piano per piano. Così almeno... porca miseria, Felix. Vediamo che cosa c'è. Allora, ecco qua. Qui si sale proprio in cima. Quindi forse la nostra... uragano! Beh, dai. Ah, abbassa anche l'attacco. Beh, mica male. Dunque, dobbiamo prima spostarne uno e poi spostare l'altro arrivando da qui. D'accordo. L'effetto della pioggerellina è un po'... però... devo dire comunque carino.
D'accordo, spostiamo quindi questo di qua. Poi facciamo il giro, però prima, visto che ci siamo, andiamo qua sopra a vedere se c'è qualcosa di bello. Sai che mi sa di no, vediamo. Esatto, qui si prosegue, mi sa. Da questo lato, tac, saliamo di sopra, appena ci spara. Grazie. Ora spostiamo anche questo e via. Dai, bravo. Perfetto. Allora, di qua credo si torni indietro, quindi proseguiamo e vediamo dove andiamo. Ok, quindi questa è la scala che stavamo facendo poco fa. Allora, mi sa che da questo lato si prosegue. Cioè, nel senso, apri la via. Di là, invece, prosegui del tutto. Andiamo a scoprirlo. Sì, mi sa che... Oh... Solito puzzle, Quei puzzle che se prosegui in una determinata direzione torni indietro, se prosegui in quella giusta vai avanti. Eccoci qua. Allora, saliamo di sopra. Probabilmente se l'avessimo fatto prima non avremmo potuto proseguire. Turbine. Altro che turbine, questa è tempesta del tutto. Si è risucchiata tutta la nebbia. Tac. Ecco fatto. È esaurito anche tutta la sua psicoenergia. Per qualche arcano motivo credo che dobbiamo andare da questo lato, però vediamo proseguendo di qua cosa c'è. Probabilmente o di lì c'era un oggetto. Ti pareva. Guarda, se non fosse che sono un pezzo di merda che tutta la roba che vede la vuole andare a prendere, l'avrei lasciato lì. Perché ti giuro che sei un'altra bomba di sonno, madonna mia. È vero che c'è sempre un premio per chi è curioso, però se è una stronzata, magari anche no. Fa almeno sì che sia un casco. Un casco, mi andrebbe bene un elmo. Lo scudo di Fujin. Vabbè, resisti al vento. Beh, dai, 116, non è molto il bonus, però meglio che nulla. Lo scudo ovviamente lo teniamo perché uno l'abbiamo pagato e poi due magari a qualcuno più avanti potrebbe servire. E torniamo indietro. Certo, non è forse il primo dei primi a cui aver pensato, ma ottimo, ben accetto. È una difesa, quindi ottimo. Eccoci finalmente di nuovo qui. Vediamo cosa ci attende sulla cima di questa montagna. Perché ho l'impressione che lì bisognerà usare rivelazione? La madonna. Che cattiveria, c'era bisogno. Madonna mia. Sepolto lì per 14 secoli e poi arriva uno strozzo, gli fa il fulmine, pum, tutto distrutto.